Ben ritrovati con l'edicola di Sky TG24 e buona domenica di Pasqua a tutti. Andiamo a parlare dei giornali, delle loro aperture, giornali che aprono sulle scelte fatte dal capo dello Stato Giorgio Napolitano, Napolitano che ha dichiarato di non voler lasciare, di voler continuare fino a fine mandato. Il capo dello Stato non ha assegnato l'incarico, ha però nominato 10 cosiddetti saggi che andranno a formare due commissioni, una di ispirazione istituzionale con membri del mondo politico al suo interno, l'altra di ispirazione socio-economica. Due commissioni chiamate a redigere delle proposte nel tentativo di tirare fuori il nostro paese dal pantano in cui si è cacciato. Sentiamo il racconto dal Quirinale di Andrea Bonini e poi andiamo a vedere chi sono questi 10 saggi con Nicola Veschi, i nostri servizi. Continuo dunque a esercitare fino all'ultimo giorno il mio mandato, come il senso dell'interesse nazionale mi suggerisce, non nascondendo al Paese le difficoltà che sto ancora incontrando e ribadendo operosamente la mia fiducia nella possibilità di responsabile superamento del momento cruciale che l'Italia attraversa. 10 esperti, 10 persone che dalla prossima settimana faranno parte di due gruppi per lavorare a proposte programmatiche in materia istituzionale ed economico-sociale ed europea. Hanno accettato di fare parte Valerio Onida, presidente della Corte Costituzionale e del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura. Assieme a lui, nel gruppo che lavorerà alle riforme istituzionali, il senatore Mario Mauro, capogruppo al Senato di Scelta Civica per l'Italia, eletto per la prima volta al Parlamento Europeo nel 99 con il PDL. Il senatore del PDL Gaetano Quagliariello, già vicepresidente vicario del gruppo al Senato, membro della Giunta per il Regolamento del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. L'ex presidente della Camera dei Deputati Luciano Violante, deputato PD, oggi tornata ad insegnare istituzioni di diritto e procedura penale presso l'Università di Camerino. Del secondo gruppo fanno parte Enrico Giovannini, presidente dell'Istat, Giovanni Pitruzzella, presidente dell'Antitrust, Salvatore Rossi, membro del direttorio della Banca d'Italia, Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega Nord alla Camera dei Deputati, già sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti durante il secondo governo Berlusconi, Filippo Bubbico, presidente delle commissioni speciali operanti al Senato, e l'attuale ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi. Nicola Veschi, Sky TG24. Allora, quella che state vedendo è l'apertura del Corriere della Sera. Napolitano mette in campo 10 saggi, scrive in apertura. Vi faccio vedere anche l'apertura di Repubblica. Napolitano, resto fino all'ultimo giorno, ancora sulle dichiarazioni del capo dello Stato. Questa invece è l'apertura della Stampa. Napolitano in campo i saggi. Altra apertura, sempre sullo stesso argomento, è quella del Sole 24 Ore. Napolitano, nessuna intesa sul governo. Avanti con Monti e Parlamento, sono operativi 10 saggi per intese di programma. Ancora, il Messaggero. Napolitano si affida ai saggi, il presidente resto fino all'ultimo per sbloccare la situazione, il governo Monti è in carica. Piero Alberto Capotosti, presidente emerito della Corte Costituzionale, mette la firma sull'articolo di fondo del Messaggero dal titolo La paralisi del sistema nel paese senza politica. Leggiamo solo qualche riga, lo stallo politico istituzionale continua e il presidente Napolitano per superarlo propone un percorso assolutamente inedito che essenzialmente si incentra sulla costituzione di due gruppi di esperti di diversa collocazione e competenza che produrranno due documenti programmatici che, ove condivisi dalle forze politiche, potranno essere utili al nuovo Presidente della Repubblica anche per la formazione del nuovo governo. Il Presidente Napolitano, che fortunatamente, scrive Capotosti, non si è dimesso, lascia la mano data l'imminenza delle elezioni del nuovo Capo dello Stato, che egli si augura venga eletto con un'ampia intesa tra le forze politiche al nuovo Presidente per quanto riguarda la formazione del nuovo governo. Risulta così chiarissimo il nesso sotterraneo ma fortissimo tra fiducia al nuovo governo ed elezione del capo dello Stato. Il secolo XIX, l'apertura, Napolitano si inventa i saggi, da Violante a Onida in 10 lavoreranno per trovare punti programmatici da sottoporre ai partiti. Questo è invece il resto del Carlino, l'apertura la leggiamo, Napolitano resta Monti. Allora andiamo a dare uno sguardo a due quotidiani che hanno sempre una linea di tutt'altro
completamente diversa per quanto riguarda la politica, parliamo del giornale Il Fatto Quotidiano, e che oggi invece sembrano pensarla allo stesso modo. Il giornale parla del golpe di Napolitano, si inventa due gruppi di esperti per prendere tempo e lascia il paese in mano a Monti, stracciata la Costituzione. Scrive Alessandro Sallusti, direttore del giornale: il presidente Napolitano ha deciso di non decidere, non un nuovo incarico, non la conferma di quello dato giorni fa a Bersani, non le dimissioni ventilate nelle ultime ore. Non avremo quindi un nuovo governo, né torneremo a votare. In compenso, due commissioni composte da presunti saggi incaricati a Napolitano, Napolitano stesso, tenteranno di sbrogliare la matassa. Si pone qualche domanda a Sallusti, ne leggiamo solo alcune per motivi di tempo. Si chiede ad esempio, e chiede ai lettori, come mai il custode della Costituzione, ovvero Napolitano, ha fatto una scelta senza precedenti e palesemente incostituzionale come quella di dare il mandato esplorativo a due commissioni? E ancora, come mai a Bersani non è stato ritirato il mandato esplorativo che gli era stato affidato la scorsa settimana? Altra domanda ancora che riguarda il Movimento 5 Stelle: Grillo ha teorizzato che si può governare senza governo perché basta il Parlamento. È un caso che questa operazione lo accontenti? Andiamo a dare uno sguardo al Fatto Quotidiano. Come avevamo anticipato, Napolitano, l'idea geniale, il governo non serve più. Un filo sottile unisce l'articolo di fondo a quello di spalla. L'articolo di fondo a questo titolo, la supercazzola, e porta la firma di Antonio Padellaro. L'articolo di spalla porta invece la firma del vice direttore Marco Travaglio, il titolo è Con scappellamento a destra, riferimento è al film E amici miei e alla celebre battuta di Ugo Tognazzi. L'altro ieri, scrive Travaglio, il Movimento 5 Stelle aveva un rigore a porta vuota, l'ha tirato in tribuna e con la partecipazione straordinaria di Napolitano e Bersani ha perso un'occasione unica di spingere l'Italia verso un po' di futuro. Ieri le lancette della politica hanno ripreso a camminare a ritroso verso il peggiore passato. Anziché andarsene in anticipo, accelerando l'elezione del successore e la soluzione della crisi, come pure aveva saggiamente pensato, Napolitano è riuscito a farci rimpiangere di non vivere in Vaticano. Di Ratzinger purtroppo ce n'è uno solo e non è italiano. E a dare ragione a Grillo anche quando aveva torto. La bicamerale scogitata per dettare l'agenda a un governo che non c'è ricorda la restaurazione del 1815 col ritorno dei codini in Europa verso la fine di Napoleone e il congresso di Vienna. Questo riferimento storico fatto da Marco Travaglio. Vi faccio vedere Libero: è tornata la monarchia, Napolitano rinvia la formazione del nuovo governo e le elezioni, resta Monti, il Parlamento è esautorato, le riforme le scriveranno 10 saggi, la democrazia è sospesa fino a data da destinarsi, se non è un golpe ci manca poco, Silvio e PD costretti a sostenere il futuro esecutivo del Presidente. Allora, visto che si fa riferimento ad alcune reazioni, quelle del PDL, del Partito Democratico, andiamo a sentire il prossimo servizio. Se sarà un modello olandese o una soluzione all'italiana lo si capirà solo tra qualche giorno, ma per ora tutte o quasi le forze politiche plaudono all'iniziativa del capo dello Stato. Dopo il fallimento del tentativo di creare una maggioranza, dal segretario del PD arriva un pieno appoggio al percorso indicato da Napolitano, con Zanda che aggiunge: all'Italia serve un governo e serve in tempi rapidi. Per affrontare separatamente in termini politici i problemi di governo, e mentre per rinnovare le istituzioni occorrerà un metodo che produca la più ampia maggioranza possibile. Sfumature diverse dal Popolo della Libertà, con Angelino Alfano che, pur promuovendo la mossa del Presidente della Repubblica, pone un out-out. Delle due l'una, dice il segretario del PDL, o si arriva a un governo politico di grande coalizione o si deve andare subito al voto. E Cicchitto auspica che il lavoro dei saggi si concluda velocemente. Verificare se esistono, diciamo così, i punti programmatici da consentire la formazione di un nuovo governo, che non può non essere, a nostro avviso, un governo di larga coalizione. Soddisfatta la Lega, bene Napolitano, dicono i capigruppo, questa è la strada che avevamo proposto fin dall'inizio, l'unica per uscire dallo stallo politico e dalla crisi economica. Ma anche i centristi approvano in toto, a partire da Mario Monti, che definisce di perfetta correttezza istituzionale la via indicata dal capo dello Stato. Olivero rivendica come sia stata proprio Scelta Civica, durante le consultazioni, ad aver chiesto di partire dai programmi. Spostare l'attenzione da quella che è la tattica politica e quindi il ragionamento intorno a quale tipo di governo, ai contenuti. Unica voce fuori dal coro, quella di Sinistra, Ecologia e Libertà, con Gennaro Migliore, che non comprende gli intenti istituzionali dell'operazione e ribadisce il suo no deciso all'ipotesi di un governo PD-PDL. Roberto Tallei, Sky TG24.
La reazione del Movimento 5 Stelle, in particolare quella del capogruppo al Senato Crimi, è stata affidata al social network Facebook. A breve due paroline su ciascuno di questi presunti saggi, e poi anche la parola saggio non sarà più la stessa. Questo è l'annuncio fatto appunto da Crimi, che poi ha aggiunto: avrei difficoltà a sedermi a un tavolo con queste persone immaginandole come saggi facilitatori. Di fatto è una specie di bicamerale di grandi intese, di antica memoria, ma vestita a festa con qualche foglia di fico. Vito Crimi boccia dunque la soluzione messa in campo dal Quirinale e spiega: è nata una cosa strana composta da parlamentari di tutti gli schieramenti, salvo che del Movimento 5 Stelle, forse è meglio così, ha concluso, perché con loro il cittadino non sarà mai al centro della politica. Torniamo ai giornali, questo è il Mattino. Napolitano si affida a 10 saggi, il Colle resto fino all'ultimo, governo operativo, personalità bipartisan per le riforme. Esalta la scelta del capo dello Stato Alessandro Barbano, da pochi mesi direttore del Mattino: se dialogo sfida il bullismo della politica, e parla di un capolavoro di saggezza, come leggiamo nelle prime righe del suo articolo. Ha trovato, capo dello Stato, il modo per scongiurare le elezioni e rassicurare i mercati, con la garanzia che egli resterà fino all'ultimo giorno del mandato e che il governo in carica continuerà ad assumere decisioni sull'economia e a rappresentare il Paese in Europa. Lasciato al suo successore un equilibrio fondato su un progetto di riforme istituzionali ed economiche affidate a due comitati di personalità, tra le quali non è escluso che possano trovarsi il futuro Presidente della Repubblica e il futuro Premier, ma soprattutto ha imposto alla politica un percorso di rieducazione. Il Tempo: Napolitano non lascia, scrive in apertura, raddoppia. Il Presidente della Repubblica nomina due commissioni con politici e tecnici per stilare un piano di riforme. PD e PDL restano scettici, ma sono costretti a dialogare. Ancora, Sarina Biraghi, direttore del Tempo, scrive: Napolitano raddoppia, richiama il titolo di apertura, e compie il miracolo che soltanto un vecchio politico poteva realizzare: ridare slancio al governo tecnico, bloccare l'infinito scontro elettorale tra i partiti, cioè tra Bersani e Berlusconi, varare una specie di bicameralina di 10 saggi che, se non è il governo che avrei voluto, è un governissimo in cui il capo dello Stato ha incastrato insieme PD, PDL, Scelta Civica e, ciliegina sulla torta, ha escluso dai giochi il Movimento 5 Stelle, anche se di fatto ha riconosciuto la loro tesi secondo cui il Parlamento può lavorare anche senza un nuovo governo. Vi faccio vedere l'Avvenire: congelati, crisi e governo, scelti 10 saggi. Marco Tarquinio, direttore dell'Avvenire, scrive: proprio la carenza di saggezza dei partiti ha portato il Quirinale a selezionare e incaricare 10 saggi. Dovremmo in realtà avere già scelto 945 saggi, noi tutti, democraticamente, lo scorso febbraio, ma ci siamo già resi conto che non è andata esattamente così. Riferimento naturalmente è ai membri del Parlamento, della Camera dei Deputati e del Senato. Napolitano congela la crisi, scrive l'Unità in apertura. Vi faccio vedere anche la Padania: avanti contro la crisi, passa il modello Lega, è piaciuto al Carroccio, sono piaciute le scelte fatte dal capo dello Stato. Infine, su questo argomento vi faccio vedere il Manifesto, che scrive in apertura: ho visto un re, che è il titolo di una celebre canzone di Iannacci. Parleremo della sua morte tra poco, ma riferimento in questo caso al capo dello Stato. Il Presidente Napolitano resta, dà fiducia la sua a Monti e nomina i saggi delle larghe intese. La crisi politica italiana si avvita nell'ultimo bizantinismo del Quirinale.